video vediamo come limitare l'inserimento dei valori con la convalida dati. Ecco qua, io ho già preparato un piccolo schemino dove poter mostrare quello che sto dicendo. Abbiamo preparato prodotto, i prodotti e quantità. Qui dobbiamo inserire quantità. Noi dobbiamo fare in modo che quando inseriamo le quantità, in queste celle non possiamo mettere valori al di fuori del range che abbiamo stabilito. In questo caso, per esempio, ovviamente questo è un esempio, io ho stabilito tra 5 e 9, posso stabilire tra 10 e 20, quello che voglio. Siamo noi a decidere quale range dobbiamo usare. In questo caso io sto usando tra 5 e 9, cioè significa che io qua dentro non posso inserire voglio che non venga inserito un numero che sia minore di 5 e maggiore di 9, cioè qua ci posso inserire solo 5 o 6 o 7, ovviamente 8 oppure 9. Ok, e adesso inserisco 5 qua dentro. Per fare ciò abbiamo la funzione convalida dati che ci permette di fare ciò. Dobbiamo inserire una formula uguale, tutte le formule partono con uguale. Dobbiamo usare la funzione e screen tip. Ok, la funzione è funzione con vero o falso, è una funzione che funziona con vero o falso, quindi dobbiamo decidere qual è il primo valore che vogliamo inserire, questo qua di 5 è uguale, dobbiamo fare di 5 è maggiore o uguale a 5, in questo caso questo è minore, aspetta, maggiore o uguale a 5, e poi andiamo a inserire punto e virgola e andiamo a inserire la seconda funzione di 5 un'altra volta, è minore, in questo caso minore o uguale a 9, e chiudiamo la parentesi. Ecco qua, in questo caso ci è uscito vero, perché 5 è uguale, cioè questa cella, la cella di 5 è uguale a 5. Se io metto 4 mi dà falso, perché 4 è un numero inferiore a 5, ho detto che potevo mettere solo tra 5 e 9, quindi se metto 8 mi dà vero, se metto 22 mi dà falso, se metto 9 mi dà vero, perché è uguale a 9, nella casella c'è il numero uguale a 9. Ora, per fare in modo che su tutte le celle funzioni questa regola, uso il pulsante convalida dati, si va nella ribbon che è questa, se per esempio voi ce l'avete su home andate a cliccare sulla scheda dati e da qui prendiamo la funzione convalida dati, impostazioni, in questo caso noi da convalida dati i criteri di convalida dobbiamo usare personalizzati e dobbiamo andare a inserire la formula qua dentro. Bene, ora la formula che dobbiamo inserire lì dentro è questa qua, questa, con doppio clic abbiamo la formula che è questa qua, oppure facciamo escape, se non vuoi usare il doppio clic, una volta selezionata la formula premere sul tasto F2 ed ecco la formula, il dispositivo non riconosciuto, chiudi.
Ok, quindi questa è la formula che va inserita là dentro. Facciamo Ctrl C per copiarla con un tastiere molto facile. Una volta selezionato, basta premere il tasto Ctrl e il tasto C della tastiera. Oppure possiamo anche copiare in questo modo. Tasto destro del mouse ed almeno a tendina copia. Ok, una volta abbiamo copiato, clicchiamo su Escape della tastiera, il tasto Esc, di solito c'è scritto sulla tastiera Esc, e dobbiamo selezionare tutto il range da qui a qui, perché praticamente poi, una volta inserito nella convalida dati, ci darà la possibilità di inserire i dati in tutto il range. Una volta fatto ciò, quindi andiamo di nuovo su convalida dati e prendiamo convalida dati, impostazioni, cambiamo e andiamo su personalizzato. Qua dentro inseriamo la formula. Io la inserisco premendo semplicemente Ctrl V, molto facile e semplice. Ctrl V, poi possiamo da questa schermata possiamo inserire anche il messaggio di input. Da qui possiamo decidere di dire all'utente cosa inserire qua dentro. Possiamo omettere, mentre nel messaggio di errore possiamo personalizzarlo. In caso la persona inserisce un numero superiore al 9 o inferiore al 5, possiamo dargli un avviso e dirgli, per esempio, inserire dati, oppure facciamo così, errore, per fare più presto, scriviamo errore, riprova. Ok, il messaggio di errore gli scriviamo solo tra 5 e 9 compresi. Ciò, non abbiamo che da fare altro che, se per esempio inserisco 22, che è un numero superiore al 9, lui mi dà errore. Mi fa riprova, inserisco 33, ancora errore, e mi dice solo tra 5 e 9 compresi. Quindi io ho capito che devo inserire il numero solo tra 5 e 9, in questo caso metto 6, e lui accetta il dato. Questo non ci c'entra più nulla, perché questo abbiamo fatto per prova prima. Mandarini, se metto 8 me lo accetta. Kiwi, se metto 10, invia, mi dà errore, mi dice non posso inserire questo numero, metto 9 e lo accetto. Banane, metto 33, non lo prende, metto 5 e lo accetto, perché 5 è un valore. Fagioli, metto 1, non lo accetta, riprova, perché è sempre un valore inferiore al 5. Metto 2, la stessa cosa, valore inferiore, metto 5 e lo prende. Quindi la convalida dati in questo caso serve a evitare che l'utente inserisca valori che noi non vogliamo. Chi ha creato il foglio, ad esempio, vuole che, per un non so quale motivo, ovviamente, non venga inserito un valore che sia superiore o inferiore a questi due numeri. Possiamo mettere 500, 50, qualsiasi numeri vogliamo. Ok? Bene, se il video è stato utile, metti mi piace, condividila anche su Facebook. Puoi anche iscriverti al canale, così da ricevere una notifica quando vengono inseriti nuovi video. Ciao e grazie.